Oggi faremo uno sforzo di riflessione plurale sul liberturismo perché noi non siamo più e quindi abbiamo deciso di unire le forze. C'è un po' di Gianfranco, ma abbassi poco. Unire le forze perché vogliamo farci sentire dai decisori politici. Purtroppo siamo in ritardo perché mentre le lobby del turismo sono organizzatissime, si fanno sentire, chiedono incontri e danno una capacità contrattuale molto molto alta, visto la ricchezza che gira intorno al turismo a Roma. Noi siamo rimasti zitti per troppo tempo, stiamo cercando di recuperare, tra l'altro approfitto di questa occasione per segnalare un'iniziativa del 28 di questo mese a Campo di Fiore, con le pentole, che mi sembra un buon modo per iniziare a fare qualcosa di bene, di rumoroso. E oggi discuteremo su un assioma che vogliamo mettere in crisi. Cioè, è la città che deve continuare ad adeguarsi al turismo o è il turismo che deve iniziare ad adeguarsi alla città? Perché fino adesso abbiamo camminato nella prima direzione e abbiamo visto i disastri che si sono creati. Noi lo diciamo chiaramente, non demonizziamo il turismo, cioè non è che vogliamo fare i fondamentalisti, chiediamo però delle regole, perché la sostenibilità pensiamo che passi attraverso delle regole. Sento dire molto spesso che il diritto di proprietà verrebbe leso, per esempio, degli affitti brevi da una limitazione in questo senso. Beh, non è così, perché poi c'è anche un altro diritto alla abitabilità che non può essere leso. Allora, io se mi supporti in stanzio, l'articolo 41, la Costituzione all'articolo 42 parla di proprietà privata, per tutelarla. Pochi dicono però all'articolo 41, proprio quello prima, che c'è una frase importantissima che per noi è il perno delle nostre rivendicazioni. Si può fare turismo perché è un'attività economica, purché non vada in contrasto con l'attività sociale. Stasera delineeremo vari aspetti del turismo, lo faremo come esperti, e io, siccome il tempo è poco, gli esperti sono tanti, mi taccio e chiedo subito ai nostri amici attori del teatro, piccolo teatro Campo Bottoni di Roma, di Monte Montelegre, che hanno avuto il coraggio di riaprire un teatro molto piccolo, molto dinamico, di fare un'introduzione teatrale a cui teniamo molto, perché ci mette subito nel clima giusto. Quindi chiedo ad Antonello e Antonelli, a Massimiliano di Meschi, di apprezzarsi, anzi Massimiliano, per il modo che ha fatto. Mi scendo il mio microfono, io mi vado al nostro microfono e più tempi da quando accendo.
Grazie. Buonasera. Buonasera. Che guardi? Niente, è tutto coperto. Non parlo del cielo, stai guardando a terra. Ti ricordi quando a Ostia sulla riva c'erano le chiazze di Catania? Se dico di sì, penserai che sono diversamente giovane, vero? Lo sei, ma lo sono anch'io, perché me ne ricordo bene ed era veramente più di 50 anni fa. Che c'entra, scusa, questo è un accordo. Beh, erano sempre giù come quelli, no? No, erano più dense. Ma se li saltavi poi c'era il mare. Ecco, invece queste, le piazze di petrolio, non le puoi neppure saltare, perché rischi di andare a sbattere la testa contro un pullman. Ma tanto non puoi neppure passare sul marciapiede. Guarda che traffico, di macchine, di turisti. Che facciamo? Andiamo a Ostia. Meglio le macchine di petrolio, e poi, almeno, lì si respira. Piazze di petrolio. Una massa di turisti concentrata in poche zone. Ecco, questo è l'iperturismo. Un fenomeno esploso a Roma e in tutte le grandi città d'arte, che sta trasformando l'aumento delle presenze da buona notizia per gli operatori in incubo per i presidenti. Presidenti che devono subire l'occupazione di suolo pubblico intasato da tavolini e sedie di bar e ristoranti, che riducono lo spazio pedonale. Interi edifici finora abitati in gran parte da residenti, pieni di appartamenti trasformati in case vacanza, dove c'è chi fa partoria fino al mattino e chi non può dormire. Illimitata proliferazione di negozi food and drink di ogni tipo, al posto dei negozi di vicinato che trattengono in strada gruppi chiassosi fino a notte fonda. Circolazione esposta, con motori accesi e relativo inquinamento che si aggiunge a quello delle automobili, di un migliaio di pullman turistici al giorno all'interno di un'area già congestionata, al ridosso del centro storico. Così, il petrolio d'Italia, come viene spesso chiamato il turismo, con le sue piazze di iperturismo, sta avvelenando città d'arte come Roma, e non solo, producendo ricchezza per pochi e danni per l'ambiente e per i suoi abitanti. Continuare a dire che il turismo è il petrolio d'Italia è pericoloso. Lo sfruttamento del petrolio, infatti, implica una sorta di desertificazione economica e sociale dei luoghi di estrazione, dove non c'è nulla che conti al di fuori del petrolio. Ed è così per il turismo a Roma. Per cui in una città grande e complessa come la nostra, pare che viva solo di alberghi, di bed and breakfast, a negozi, mangiabelli e attività commerciali legate al turismo, morti e fuggi. Ma gli abitanti delle città in tutto il mondo iniziano ad organizzarsi per resistere a questa insostenibile invasione e chiedere contromisure per un turismo sostenibile. Grazie mille. Ma una città può vivere solo o prevalentemente di turismo? No. La monocultura economica fondata sull'abbondanza di una risorsa come la bellezza per Roma può diventare una maledizione. Infatti, la facile e grassa rendita che garantisce l'attrattività dell'urbe tende ad atrofizzare lo sviluppo di altri settori più magri, ma più qualificati e innovativi. Puntare troppo sul turismo snaturerebbe l'identità e la dignità della città, che vedrebbe il proprio patrimonio ridotto a una merce da vendere a sempre più numerosi offerenti, senza i limiti di sostenibilità che differenziano la decotosa cittadinanza accogliente da un'altra massa di speculatori che in nome del profitto mungono Roma e la sua storia. Le istituzioni non sembrano essere consapevoli dell'iperturismo in atto e delle sue conseguenze. Anzi, l'assessore capitolino ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, sembra pagare solo i numeri. Roma, dichiara con soddisfazione, ha realizzato il record di turisti con 50 milioni di presenze, primato che battemmo nel 2024, visto che nel primo semestre le presenze sono già aumentate, con una permanenza media passata da 2,3 a 4 notti in media.
è il risultato delle strategie che abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri, ha sottolineato l'assessore, attraverso la promozione dei grandi eventi per trasformare la nostra città in una località dinamica e aperta, dove ogni giorno dell'anno c'è qualcosa di attrattivo da fare e da vedere. Ma le mance sono due, sarà pure il turismo, dicono gli scettici. Ma non potete negare che crea un numero enorme di posti di lavoro, è vero, ma se si approfondiscono i dati, emerge un'occupazione poco qualificata, precaria, spesso irregolare e scarsamente remunerata. Tanto le mance sono due. In questo quadro già caotico, la mancanza endemica di controlli incisivi sulla regolarità dei contratti ha provocato una crescita disordinata di posizioni lavorative nei servizi al turismo. Mi spiace, ma dovete andare via. Ecco, allora dove potremmo andare a vivere? A Frascati. Hanno ancora qualcosa di fresco da mangiare. Che ne pensi? Tanto da qui ci mandano via prima che inizi il Giubileo. No, siamo rimasti solo noi, anche la signora Cerchi è andata. Tutti io, è buono. Ma che volta? Gli hanno dato lo spranto. Hanno deciso anche loro di fare la del breakfast ed è tornata al suo paese. A Frascati? A Fiuggi. Beh, pure lì in quanto al turismo. Almeno lì si mangia bene. Vogliamo andare a Fiuggi invece che a Frascati? Si mangia bene anche a Frascati, lo sai. Vive il turismo? È un moltiplicatore di affitti brevi, cioè quelli disponibili per i turisti, ma non per residenti e studenti fuori sede. Detto in parole semplici, desertifica ampie zone della città e le riempie di trole, fuori i residenti e dentro i turisti. I residenti del centro storico sono parlati in 10 anni del 38,2%, con una frana del 45% a Trastevere. Poi c'è il Giubileo, che ha stimolato l'avvio di altri 4.400 esercizi, non solo nel centro storico, ma anche in quartieri semiperiferici come Pigneto, San Lorenzo, a danno di cittadini e studenti che non possono certo competere con le rendite del turismo e vengono spinti sempre più in periferia. Chi affitta non vuole impegnarsi per periodi lunghi. Tutto esaurito. Tutto esaurito. Ma che siamo a Betlemme la notte di Natale? Dai, non facciamo storie. Se è tutto esaurito, è tutto esaurito. Ma anch'io quando sono esaurito, mi tremano le mani. E allora tua nipote non potrà frequentare l'università? No. E se ne andrà all'estero, capito? E farà bene. Meglio essere turista che non avere un posto dove alloggiare. Ma non poteva fingere di essere una pellegrina, scusa? I pellegrini non vanno fuori corso. Perché dovrebbe andare fuori corso, scusa? È così intelligente. Infatti, sarà un altro cervello che se ne va. Per mancanza di alloggio, tutto il cazzo. Ma non sarebbe più semplice spostare le università a Frascati, Fiuggi, Emi? Così gli studenti avrebbero alloggi e i residenti ci guadagnerebbero anche in allegria e i cervelli resterebbero nella loro sede naturale. La campagna? No, la testa. Ah. Cosa si può fare per tutelare gli affitti lunghi dalla diffusione degli affitti brevi? Serve introdurre un indice di saturazione, come già fatto in alcune delibere comunali, per regolare le aperture di attività commerciali e alimentari nel centro storico. Un indice di saturazione che definisca la quota massima di appartamenti locati in affitto turistico rispetto al numero di appartamenti abitati stabilmente dai residenti. In concreto, una volta raggiunta la quota di appartamenti concessi per affitti brevi, dovrebbe essere vietato avviarne altri nello stesso stabile o nella stessa zona, adottando specifici e motivati parametri di riferimento. Molti storcono il naso se si parla di limiti nella libera disponibilità di una casa. Ma questa è una leva fondamentale per fermare l'emorragia dei residenti e di conseguenza salvaguardare le attività di vicinato che senza abitanti del rione e del quartiere chiudono. Del resto, la proprietà privata non può prevalere sull'interesse pubblico quando questo viene colpito proprio sul versante dell'abitabilità dei luoghi, del mercato degli affitti, del tessuto sociale ed economico. L'impianto regolatore serve a regolare, ma per frenare gli affitti brevi ad uso turistico e favorire il ritorno delle famiglie,
sono utili anche gli strumenti urbanistici, purché opportunamente finalizzati. A giugno 2023 la Giunta Capitolina ha approvato una proposta di modifica in tal senso delle attuali norme del piano regolatore, che ha suscitato un acceso dibattito ed attivato contributi sia da parte di alcuni consiglieri della maggioranza capitolina che dalla società civile. E questo ci fa ben sperare in attesa che la proposta vada in aula. Questa regolazione è una leva fondamentale per poter ottenere quei risultati di riequilibrio a favore della giustizia e di conseguenza delle attività di vicinato funzionali alla residenza. Se potessi avere solo 1000 pullman al mese, ed invece di pullman ne abbiamo più di 1000 al giorno. L'iperturismo riduce anche lo spazio pubblico nelle strade. Più di 1000 bus turistici entrano quotidianamente a Roma, fino alle mura aureliane, al Vaticano e al Colosseo, usando un permesso di circolazione e sosta. Un incombro della viabilità già congestionata e una grande emissione di anidride carbonica che avvelenano ancora di più i residenti. Inoltre, ci sono gli open bus panoramici e di linea, i servizi con noleggio conducente, i bus navetta da e per gli aeroporti, i tour morti e fuggi dei crocieristi provenienti da Civitavecchia. Questi giganti fanno soste brevi, orarie e lunghe, in circa 700 stabili, spesso in doppia fila e con motore incisi. Ma il punto è che gli stabili sono molto minori dei pullman che hanno comprato il fiuto da entrare. Così i pullman girano per la città occupando spazio sia in sosta che in movimento, creando in comuni per tutti diretti alle stesse destinazioni, principalmente al Colosseo e al Museo Vaticano, e disponendo solo parzialmente degli stalli del parcheggio del Giannicolo, ampiamente sottoutilizzato dai turistici. Di fronte a questa invasione, che aumenterà con il Giubileo, molte associazioni di cittadini chiedono nuove regole per i bus turistici, visto che ormai il regolamento del 2018 è inadeguato ed il Comune non dispone di un vero piano pullman come quello dell'anno santo del 2000. Sì, ma in concreto? Ma di che si tratterebbe in concreto? Le associazioni civiche, supportate da esperti, chiedono di decentrare aree attrezzate per la sosta in corrispondenza di stazioni ferroviarie regionali e della metro. Funzionerebbe così. I turisti, dopo essere stati portati in albergo all'arrivo a Roma, rivedrebbero i propri bus solo al momento della partenza. Per le loro visite utilizzerebbero i mezzi pubblici, opportunamente potenziati, con un biglietto proporzionale per i turisti e con l'ausilio di linee aggiuntive, utilizzabili anche da tutti i cittadini, come già avvenne con successo nell'anno santo del 2000. Questo potenziamento di linee favorirebbe anche le aree meno centrali, dove il trasporto pubblico è carente. Si realizzerebbe così un'autentica transizione ecologica del trasporto locale, che diverrebbe attrattivo anche per i residenti che andranno alla periferia al centro. E non si deve dimenticare che l'archeotram, previsto all'interno del progetto di riqualificazione dell'area centrale archeologica monumentale, supporterà il servizio pubblico con il suo percorso già dotato di binari. Con questi accorgimenti i turisti potrebbero facilmente raggiungere i propri pullman nei parcheggi decentrati per visitare i siti di pregio nei pressi della città, come le Ville d'Este, Gregoriano, Adriano, gli scavi di Ostia Antica e tanti altri luoghi, spesso esclusi dai più tradizionali, benché di notevole pregio. Con una politica di decentramento ben studiata dei flussi del turismo romano, lo si potrebbe rendere più vario, attrattivo e sostenibile grazie alla sua distribuzione sul territorio più ampio. L'altro è il bus storico. Permesso? Ma è possibile che uno per camminare sul marciapiede deve essere campione mondiale di Stato? Pare di sì. Guarda, non c'è nemmeno uno spazio vuoto. E poi questi tavolini, tondi o quadrati che siano, sono davvero arroganti, non si spostano mai dalla mattina alla notte. Sono gli unici rimasti col posto fisso. A quanto pare. Come i bus turistici, anche i tavolini ad aperto e le pedane di bar e ristoranti sottraggono spazio pubblico, trasformandolo in un uso privato. Cresciuti come funghi dopo il Covid, grazie a misure temporanee, queste concessioni
stanno diventando permanenti a causa di continue proroghe, l'ultima fino a dicembre. E di nuovo il regolamento che tarda ad arrivare. Cosa servirebbe invece? Meno spazi all'aperto per i locali nel centro storico e più in periferia. Limiti di ingombro per le pedane che invadono la strada. Stop ombrelloni e sedie di plastica davanti ai monumenti più belli della città. Controlli più stringenti e sanzioni più dure per chi trasgredisce. Certo, gli interessi in gioco sono fortissimi, ma occorre ribadire un principio di base. Chi abita un luogo ha bisogni prioritari rispetto a chi lo visita. È il turista che deve adeguarsi al residente mentre oggi avviene. È il turista che deve adeguarsi al residente mentre oggi avviene l'esatto contrario. La croce dei crocieristi. Il governo vuole realizzare un porto per le navi da crociera a Fiumicino. Anzi, per fare prima e delegare le valutazioni di impatto ambientale, ha classificato l'opera come intervento essenziale. Dov'è il trucco? Semplice. Il porto crocieristico, opera prevista per il Giubileo con tutte le conseguenti semplificazioni di procedura, inizierà invece ad essere costruita dopo il Giubileo. Insomma, il Giubileo è evidentemente un pretesto per fare un'opera devastante senza lacci e lacciuoli. La reazione di molte associazioni civiche è stata immediata e documentata. Denunciamo le gravi conseguenze della struttura sul piano idrogeologico, archeologico e trasportistico. Ma come al solito, al turismo nessuno ha il coraggio di porre un limite. Signora Cesira, non si alzi. Non è che a me e mio marito non piace il turismo. E no, scusi. Non è nemmeno che siamo invidiosi del successo del suo bar e dei tavolini nuovi. Ma ci chiedevamo perché non possiamo esprimere liberamente il nostro dissenso nei confronti di un turismo selvaggio, da giungla d'assalto. Abbia pazienza. State aperti fino alle 3. Beh, noi lavoriamo, voi che fate? Siete pensionati, siete ricchi, che fate? Noi cerchiamo semplicemente di restare attaccati alla nostra casa. Di camminare sulle nostre strade e di dormire sereni nonostante l'attacco di asma che ci prende ogni notte a causa dei gas di scappamento. Ma insomma, ci lasciate dormire, sì o no? No. Bravi. Buonasera, buonasera a tutti. Intervengo spesso su questo tema, quindi mi scuso se dico sempre le stesse cose, ma d'altronde i problemi sono sempre tanti. Per fortuna però, visto che se ne parla molto, posso saltare le premesse, diciamo, per dire un po' al punto. E il punto, come spesso insisto, è anche un po', insomma, vedere i problemi, ma anche cercare di andare oltre il visibile, per cercare poi, come appunto si dice nel comunicato di questo evento, diciamo, da un lato, denunciarli quei problemi, non siamo qui, no, per condividere le nostre disgrazie, diciamo così, ma addirittura per ristabilire il tema della politica, che è quello che fondamentalmente ci chiediamo, è quali sono gli strumenti di governo, se ci sono, e a quali finalità devono essere utilizzati. Ora, chiaramente tra l'espressione visibile dei problemi e la possibilità di governarli ci sono due elementi abbastanza problematici. Il primo si chiama volontà politica. Circa un anno fa organizzammo un governo di libertà romana, dove chiamavamo addirittura una costituente, noi a Roma parlavamo di tanti temi, ma anche di quello di cui parliamo oggi. I problemi sono tutti lì, anzi, in vista del Giubileo sono evidentemente peggiorati, ma dall'altro lato qualcosa è successo in questi mesi. Ok, due, faccio solo due esempi che credo che siano molto rilevanti. Da un lato si è aperto uno spiraglio, ci sono più di qualche spiraglio per una regolamentazione e limitazione degli affitti brevi, se ne è parlato moltissime, quindi per dire niente più scuse. Ma la partita è ancora aperta, perché chiaramente queste proposte devono ancora portare il Consiglio Comunale. Molti si sono convinti e fondamentalmente stanno portando avanti questa azione, visto Giovanni Gaudio è tra costoro, e li ringraziamo, però è anche vero che fondamentalmente anche tra il governo e questa città permangono diverse ambiguità, se non addirittura posizioni apertamente contrarie. Poi bisognerebbe anche un po' capire a che fini facciamo tutto questo, perché chiaramente una cosa è difendere e rappresentare gli interessi degli abitanti, un'altra cosa è difendere e rappresentare gli interessi degli applicatori, per esempio. Soprattutto, insomma, quello che fondamentalmente è un po'
un rischio che secondo me proprio dei fari sul tema stanno un po' implicando. Intendo che questo tema di FT3 diventi un po' una sorta di capo espiatorio, cioè questi problemi non iniziano e non finiscono con il B&B, ovviamente, ma è un capo espiatorio per fare, diciamo, il mezzo poco, perché è molto complicato, e d'altro lato continuare a promuovere qualsiasi forma di giustificazione in qualsiasi modo. Quindi il secondo fatto rilevante è stato richiamato appena adesso, e ha cambiato la sua rilevanza di per sé, un po' indicativo, diciamo così. Cioè l'inserimento tra le norme del Giubileo di questo scavo crocieristico a Fiumicino, sinceramente non si capisce da quale esigenza derivi, sarebbe, se ne parlerà più estesamente dopo, perché insomma i motivi di perplessità su questo progetto sono innumerevoli, da quelli completamente geologici, cioè, diciamo, quelli di cui stiamo parlando oggi. Sarebbe il primo posto interamente si va in Italia, d'altronde so che appunto diventano loro una agricoltura privata, no? Quindi beh, come si fa a dire, no? Ora, questo secondo me è un po' indicativo, ma come dire, bisogna ancora un'altra volta mettere un po' le cose in fila, perché chiaramente la crocieristica è quello che ben conosciamo, non è il tipo di turismo di cui abbiamo bisogno di tutt'altro. Ok, ma secondo me è insomma un po' frutto di quello che dal punto di vista politico ha un mandato molto esplicito e molto chiaro, ovvero bisogna favorire gli investimenti, che siano investimenti pubblici, che siano investimenti privati. E Cunha in qualche modo continua questa insomma narrazione del Giubileo come una straordinaria opportunità in qualche modo per rifare il trucco alla città di Ucraina, per accogliere decine di milioni di pellegrini. A mio avviso questi numeri, questa narrazione in realtà è più problematica dell'evento in sé, perché poi dobbiamo vedere quanti saranno, dove dormiranno e quanta effettivamente ricchezza porteranno. Non abbiamo fatto, diciamo così, evidentemente una riflessione seria su quelli che sono i costi e i benefici di tutto questo. Ora, appunto, secondo punto è insomma cercare appunto di mettere le cose in fila, lo fare in maniera brevissima, ve lo faranno altri, dovrebbe andare oltre il visibile, perché appunto sono le volte turisti in slalom, le vediamo tutti, ma non credo che molti di noi vedano per esempio i retro cucina dove i lavoratori sottopagati puliscono i piatti sporchi di questo straordinario modello di sviluppo, non vedono le centinaia di famiglie sotto sfratto per esigenza del proprietario, una categoria di sfratto che tradizionalmente è stata del tutto marginale, che invece quella che sta crescendo di più, e capiamo bene quali sono le esigenze dei proprietari. Vediamo le pressioni che molti proprietari esercitano nei confronti dei loro locatari, che siano inquilini o commerciali, nell'ottica diciamo, di fare esposto all'attività molto più redditizia e molto sicure. Sappiamo bene che i proprietari lamentano spesso in questo paese diciamo la scarsa tutela rispetto per esempio al caso di inquilini morosi, ma ci rendiamo conto anche che questa è fondamentalmente l'ultimo baluardo rispetto a un mercato della casa in particolare degli affitti, che è stato totalmente affidato esclusivamente all'iniziativa privata, con un grado che probabilmente non ha pari perlomeno in tutta l'Europa continentale. Non sappiamo dove sono finiti le persone senza fissa dimora che sono state sgomberate dai intorni della stazione Termini in nome del decoro nell'anno del Giubileo, che dovrebbe essere intitolato alla misericordia. Non vediamo e non vedremo mai una cosa che probabilmente non tutti sanno, ovvero che l'80% degli abitanti di questo pianeta non hanno mai attraversato le frontiere del loro paese, okay? Non hanno mai fatto nessun tipo di turismo. Possiamo discutere del diritto di proprietà, che è esattamente formulato in una costituzione in modo splendido, e molti costituzionisti probabilmente si stanno rivolgendo nella tomba nel modo in cui oggi viene utilizzato quell'articolo nel dibattito pubblico, ma non sappiamo appunto che fondamentalmente anche a Roma, in Italia, si stima che ci sia un 15% di persone che non ha mai attraversato i confini di questo paese, parliamo di qualche centinaio di migliaia di persone. In India questa percentuale è del 95%, in Cina siamo poco sotto. Ora questo anche per dire, perché anche costruono prima o poi dovrà venire a farsi giustamente, legittimamente, un selfie davanti alla frontiera dei treni. Quindi dobbiamo evidentemente imparare a convivere con questi numeri e però cercare, come dire, di rendere tutto questo compatibile, non tanto nelle quantità, ma nelle forme, con altre funzioni svolte dalle città.
Ora sarò telegrafico, diciamo, su tre temi che a mio avviso non esauriscono il problema, che sono cruciali. Il primo l'ho già evocato, ovvero la casa, o meglio il mercato degli affitti. Ora attualmente viviamo una crisi abitativa che non so per quantità, ma che per qualità, caratteri del tutto inediti, è abbastanza preoccupante, perché quello che sta succedendo in questo proprio esatto momento, in questi mesi, è che fondamentalmente si è interrotto un lungo ciclo che ha visto aumentare il numero di famiglie che ha potuto accedere a una casa, a una cosa di proprietà, e quindi non solo tra i redditi più bassi, come è sempre stato, ma anche tra i redditi medi, aumenta il numero di famiglie che si rivolge al mercato degli affitti nel momento storico in cui questo mercato degli affitti fondamentalmente non esiste più, per una serie di fenomeni che conosciamo bene e che fondamentalmente hanno a che fare innanzitutto con la ristrettezza di per sé del mercato, perché è evidente che fondamentalmente il 1,80% di noi ha le case di proprietà, la quota di stock immobiliare destinato all'affitto a lungo termine è di per sé già ristretta. Inoltre gli affitti brevi, stime recentissime parlano a Roma di circa 40.000 appartamenti destinati agli affitti brevi. Dicevo prima, se andate su immobiliare.it gli affitti a lungo termine sono qualche centinaia. Inoltre c'è un problema che noi stiamo cercando di sollevare in un po' di sviluppo relativo agli affitti a medio termine per contratti transitori che sono preclusi ai residenti, cioè fondamentalmente si è un po' invertito, come dire, i proprietari oggi hanno moltissime alternative, molto più redditizie e molto più sicure dell'affitto a lungo termine, che infatti non serve. Infine c'è il tema degli immobili vuoti, sui quali si insiste molto anche nel dibattito pubblico. Parliamo di immobili pubblici, sapete che a Roma un immobile pubblico su cinque è attualmente inutilizzato, e nel privato, no? Assistiamo ovviamente a fenomeni di investimenti speculativi per i quali ovviamente non interessa mettere a reddito questi immobili attraverso per esempio la locazione, ma interessa semplicemente immobilizzare e accrescere il capitale investito. Facciamo attenzione perché, ripeto, proprio in questi mesi, se non in questi giorni, c'è una mastodontica montagna di capitali che negli anni scorsi, di questo tipo, che negli anni scorsi ha completamente devastato il mercato della casa a Milano, e che per ammissione degli stessi investitori si sta spostando su Roma e altrove. E noi che facciamo? Li contrastiamo? Cerchiamo in qualche modo di capire da farsi? No, li agevoliamo in tanti modi diversi, sui quali non li dilungo, per esempio gli vendiamo i mobili pubblici, per dire. Organizziamo convegni su urbanistica, che sarebbe l'unica speranza, diciamo, fondamentalmente per dare, come dire, per un effettivo governo della città, all'insegna della città attrattiva, ma per attrarre cosa? Per chi? A quale costo? Lo scopo è, cito da questo evento che si è svolto a giugno, rendere Roma una città dove è più facile e più conveniente investire. Questo è l'ultimo minuto. Mi hanno detto 15, però se devo taglio. Ah, va bene, allora andiamo. Allora, no, sarà brevissimo, taglio tantissimo. Sugli affitti brevi ne parleremo, credo che altri interverranno più e meglio di me. Innanzitutto sgombriamo il campo da alcune leggende metropolitane, cioè sappiamo bene che a Roma si potrebbero prefigurare la possibilità di fare qualcosa di simile a quello che ha fatto a Firenze. Non è vero che il TAR ha dato torto a Firenze, non è vero, questa è una balla, ok? Se si legge la sentenza si vede bene che non ha entrato nel merito, gli ha semplicemente detto di farlo meglio. Ora, il problema qual è? Ben venga, e siamo tutti qui per sostenere che sta portando avanti questa iniziativa, però possiamo anche capire quali sono i limiti di questa iniziativa, perché lo strumento urbanistico è di per sé limitato. Parliamo di indici di sopravvivenza per zona, oltre i quali bisognerebbe bloccare la possibilità di appunto convertire ulteriori appartamenti ad affitti brevi. Allora, alcune pochissime cose. In primo luogo, vi prego, ripetiamo tutti insieme: il problema non riguarda esclusivamente il centro storico. Il problema non riguarda esclusivamente il centro storico. Mi fa piacere, per esempio, oggi che intervenga Starbuster, non a Roma, che dal quadrante est della città, ovvero dal luogo dove nessuno se ne potrebbe aspettare, ci riporterà, credo, no? Notizie fresche. Esatto. No, mi deve far finire, mi spiace, ho detto lui. No, ma lì che Allora, il problema qual è? Il problema è che questo strumento non può far altro che congelare la situazione così com'è, ok? Ovvero fondamentalmente
consentire a chi già lo fa di continuare a svolgere, anche perché a queste persone che già lo fanno, nel frattempo noi abbiamo in qualche modo nell'idea diciamo astratta di regolamentare senza regolamentare il fenomeno, abbiamo consentito di registrarsi, di formalizzarsi, in qualche modo di legittimarsi. In questo quadro l'introduzione di questo codice unico nazionale non solo è inutile, è tutto dannoso, perché semplicemente dà forma e sostanza e legittimità a un mercato che fondamentalmente agisce, e poi farò un esempio, nonostante ciò abbastanza nell'ombra. Voi vi rendete conto che fungerà la situazione a Roma oggi, a 2 mesi dal giubileo, così com'è, è fondamentalmente la fine di questa città. Ora qui ci sono due questioni che abbiamo provato anche a sollevare. Si parla molto di abusivi, a me non mi piace questo termine, perché sembra quasi che fondamentalmente la colpa sia di chi fondamentalmente non ottempra ai pochissimi obblighi e norme che esistono, oppure che paga, non paga le tasse. Dico spesso, insomma, se paga, non paga le tasse, poi alla fine l'effetto sulla città è lo stesso. Ma insomma, questa regolarizzazione, che questa operazione rischia, se non adeguatamente manovrato, di trasformarsi in una sorta di regolarizzazione dello Stato di fatto, deve applicarsi anche a costoro. Ma in realtà il problema è molto più ampio, quello forse qualcuno qua dentro sa, e lo sapete cosa recita la nostra legge regionale attuale, per una norma già in teoria in vigore riguardo all'allocazione delle aree turistiche. Dice che questa è possibile, è un'attività occasionale, non imprenditoriale, che può essere svolta da chi ha qualunque titolo, ovvero proprietari, locatari o intermediari, dispone di massimo 2 appartamenti nel territorio del Comune di Roma. Ora, applicando questa norma che già esiste e già dovrebbe essere applicata all'offerta attuale, a Spagna fondamentalmente i 3/4 dell'offerta attuale è irregolare, è illecita, e nessuno fondamentalmente ne ha mai detto nulla. Mi devo... L'ultimo minuto, vai. Ora, veniamo al discorso che poi è il secondo tema che dovrebbe guidare tutte le nostre discussioni su questa città, il lavoro, okay, la qualità di questa economia. Ieri, mettendo a posto l'ufficio, mi è capitato di ricordare l'indagine che facevamo nel 2007 sulle condizioni di lavoro nel turismo, che sappiamo essere a bassa qualifica, basse retribuzioni, precarie, però insomma, andando a rileggere, leggevo che i 3/4 dei rispondenti uomini, ovvero lavoratori del turismo, per esempio, lavora di notte. Okay. Il poco lavoro qualificato, che pure avevamo in qualche modo rilevato, spesso comunque retribuzioni spiegabilmente basse, di tutte persone che non vedono ancora di andare a lavorare in altri settori, perché lì. No, ma infatti abbiamo invitato proprio la CGIL per un zoom su questo tema. È un mercato completamente genderizzato, dove c'è le consuete discriminazioni del genere. Solo il 3% dei lavoratori a termine all'epoca ci rispondeva dicendo che aveva qualche speranza e prospettiva di stabilizzazione. C'era moltissimo lavoro irregolare, in molti casi dico inconsapevole, cioè i lavoratori non si rendevano conto di essere in realtà in nero. Okay. Ora, questo è una, torniamo ancora sugli affitti brevi, cioè un'indagine molto interessante in sociometria che dimostra che se questa è la situazione del 2007, tutto il mondo del lavoro che ruota intorno agli affitti brevi è ancora più dequalificato, sottopagato e precario. Ripeto spesso che nella nostra indagine su chi gestisce affitti brevi a Roma e in altre città italiane, in mezzo del 15% di costoro ha il dottorato. Okay? In Italia la quota è lo 0,4%, cioè fondamentalmente lavoratori specializzati che gestiscono i check-in e check-out dei turisti. Ora concludo qua per dire che fondamentalmente qui siamo esattamente nello stesso. Questione riguardo agli investimenti, ok? Ora l'idea che non importi la qualità, okay? Ma soltanto la qualità. Quanti investimenti, quanti posti di lavoro? È ora di dire basta a questa narrazione suicida, perché per fortuna a Roma c'è anche molto altro, e smettiamo di pensare che il turismo sia il nostro asset, perché è semplicemente un qualcosa con il quale dobbiamo convivere, che va benissimo, ma che dobbiamo anche contenere all'interno di determinati argini. Vi ringrazio. Grazie a te. Buonasera a tutti, sono qui per portare la testimonianza del Comune di Siena, dove ho lavorato per un anno, al Dipartimento del Turismo, e di come delle azioni che sta facendo per affrontare la sfida del turismo sostenibile. Un po' più difficile da vedere, eh? Ok. Mi do questo tempo.
Se da qualche tempo sta intraprendendo una transizione verso una gestione sostenibile del turismo, cercando di passare da un turismo subito a un turismo programmato. La spinta verso questo cambiamento è nata dalla necessità di combattere appunto il turismo di massa, quindi l'iperturismo, e invece promuovere un turismo lento e sostenibile, non solo un turismo, e diffondere i flussi turistici in tutto il territorio e non solo nei grandi attrattori, come può essere ad esempio il Piazza del Campo, e con la volontà appunto di coinvolgere gli operatori privati e i cittadini. Come ha fatto questa sfida? Allora, si è, per fare questo cambiamento, ha deciso di affidarsi a una certificazione di sostenibilità del turismo, la certificazione GSTC, ovvero Global Sustainable Tourism Council, quindi la certificazione di sostenibilità del Consiglio Mondiale del Turismo Sostenibile. Le certificazioni possono essere di aiuto per le destinazioni, la destinazione può essere sia ad esempio una città come Siena, in questo caso come Roma, sia una regione come la Regione Toscana, oppure anche un parco, insomma, il concetto di destinazione è vario. Quindi la certificazione di sostenibilità può fungere da linea guida per una destinazione per intraprendere il nostro processo di transizione verso una sostenibilità turistica. Anche perché aiuta la destinazione a monitorare i progressi e avere un'idea chiara delle azioni da compiere, sia per la destinazione stessa che per gli stakeholder, quindi per i portatori di interessi che possono essere alcuni cittadini e turisti. La certificazione del GSTC è un'organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2007 tra i fondatori, abbiamo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Fondazione delle Nazioni Unite e il Programma delle Nazioni Unite dell'Ambiente. E che cosa hanno creato? Hanno creato uno standard internazionale per il turismo sostenibile al fine di creare un linguaggio comune per definire assolutamente il turismo sostenibile in tutti i suoi aspetti. Cioè regole comuni? Un linguaggio comune, anche regole comune, basate su dei criteri. Quindi un approccio disciplinare che va a soddisfare e analizzare quanto vale la gestione sostenibile, l'impatto socio-economico, l'impatto ambientale e l'impatto culturale. Questo come avviene? Avviene attraverso dei criteri da rispettare. Infatti qua vediamo nella tabella a sinistra, troviamo i criteri da rispettare e quindi da soddisfare, insomma, perché la destinazione deve soddisfare, e sulla destra degli indicatori, ovvero le evidenze che la destinazione deve portare per soddisfare questi criteri. Quindi ad esempio qua vediamo che la destinazione deve avere un'organizzazione responsabile per un approccio coordinato al turismo sostenibile, non vale per tutti i criteri, però, e un indicatore può essere ad esempio un piano finanziario, un budget, quindi un'evidenza che mostra che effettivamente è stato completato per criteri. Che cosa ha fatto Siena? Quindi le azioni concrete che ha fatto Siena, per, diciamo, due sono le principali azioni che ha fatto iniziare questa transizione. Costituire un'organizzazione di gestione della destinazione, quindi una DMO, Destination Management Organization, che è praticamente un tavolo di coordinamento pubblico-privato. All'interno di questa organizzazione fanno parte i comuni, perché in Toscana ci sono gli ambiti turistici e l'ambito di Siena, Terre di Siena, contiene 8 comuni più Siena Capofitta. Quindi diciamo, tutti i comuni dell'ambito hanno aderito a questa organizzazione, gli operatori turistici, quindi le aziende private e non meno importanti i cittadini. Quindi lo scopo qual è? Quello di creare un dialogo tra amministrazione pubblica, privata e cittadini per gestire in maniera sinergica la destinazione e anche per un piano strategico. Infatti la seconda azione molto importante, diciamo, che ha fatto il Comune di Siena è stata quella di creare un piano strategico. Un piano strategico e un piano operativo con delle azioni da compiere all'incirca di 5 anni. Questo piano strategico è
diciamo, nato attraverso degli incontri partecipativi che hanno partecipato appunto la pubblica amministrazione, ovviamente gli operatori privati, anche i cittadini e la DNO, quello che ho detto prima, e attraverso questi incontri partecipativi si sono individuati i punti di forza e di debolezza della destinazione, quindi i punti di forza non può essere il cicloturismo oppure il turismo gastronomico, penso che si parla di Siena, e la definizione dell'identità del territorio e i destinatari di offerte turistiche, cioè ovvero a chi si vuole rivolgere l'offerta turistica, a chi si vuole attrarre effettivamente nella destinazione. Sì, ho finito. Quindi diciamo che il mio breve intervento volevo offrire degli spunti di riflessione e suggerire possibili percorsi per questa transizione verso una gestione programmata del turismo e dall'esperienza di Siena si è visto come appunto quello che stiamo facendo anche oggi, no? Il coordinamento tra pubblico e privato è molto importante, anche una pianificazione strategica. Spero di avervi suscitato questa. Grazie Silvia.